Grazie Augusto Conto. Come associazione ci è capitato spesso di incrociare energie con Porto Torres, con i nostri amici del centro sociale occupato Pangea, nell'incrociare energie con loro nel produrre iniziative sui diritti dei più fragili, dei più esclusi. Abbiamo presentato il libro di Assunta Signorelli, Praticare le differenze, abbiamo organizzato un'iniziativa proprio nel mese successivo alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, varie iniziative anche con Piero Cipriano, con il suo libro Il manicomio chimico, e quindi abbiamo deciso di invitare a Cagliari anche i nostri amici dell'associazione Ilio Gabalus, un'associazione che si occupa della creazione e della fruizione di bellezza attraverso l'organizzazione di eventi culturali. Claudio Ruggiu. Buonasera a tutti. A parte la presentazione di Roberto, che ringrazio, sono molto orgoglioso e contento di essere qui invitato a parlare di questa tematica e di queste tematiche. Come ricordava Roberto, ho conosciuto l'associazione ASARP attraverso questo incontro che è stato organizzato al Centro Sociale Pangea, autogestito, occupato a Porto Torres, in occasione appunto della chiusura, tra virgolette, degli OPG. Io sono, come si suol dire, cioè mi sono piaciuti molto gli interventi, però ritengo che ci vogliano anche delle aspetti creativi, anche un po' di immaginarsi nuove soluzioni e nuovi metodi anche di lotta nel senso di provare a contrastare questa eccessiva facilità nello stigma, e mi rendo conto, facendo questa attività nella città di Porto Torres da profano, nel senso che io non ho studiato psichiatria, non sono dell'ambiente psichiatrico, sono solo un amante diciamo, mi piace di più lo studio antropologico, quindi sono un amante dell'uomo e dello studio appunto di come l'uomo si relaziona con l'altro e di come si può fare. Penso che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, dopo questo exploit appunto di Basaglia e questa voglia appunto di sfondare i muri, di devastare appunto l'opinione pubblica a prescindere, si sia un po' perso questo questa voglia, questa forza. E credo che il manicomio in realtà non sia per niente chiuso, anzi, abbia avuto un'evoluzione subdola e molto inquietante. E si sia trasferito nel farmaco. Roberto parlava appunto dell'incontro che abbiamo realizzato con Piero Cipriano, che io stimo molto, e mi piace molto la sua visione dei fatti. Il farmaco è qualcosa di devastante. Io ho degli amici che ritengo perfettamente normali, che poi bisogna vedere cosa vuol dire essere normali, che sono in cura con i psicofarmaci, devono fare l'iniezione mensile, stanno perdendo completamente la capacità di fare, e soprattutto non hanno risposte riguardo al periodo in cui smetteranno di prendere questo farmaco. La mia attività con l'associazione, e sono stato invitato a parlare di questo, è appunto cercare di organizzare degli incontri nel quale si parla di provare a valorizzare la diversità invece che opprimerla. Prima, mentre passeggiavo, mi venivano in mente alcune personalità, alcuni matti illustri, mi veniva in mente Dino Campana, mi veniva in mente Alda Merini.
Il fatto che queste, cioè il fatto che si tenda a sopprimere la diversità è un po' triste. Vorrei andare verso un mondo nel quale il diverso viene valorizzato e nel quale l'individuo diverso, attraverso la sua diversità, partecipa alla comunità. E io faccio questo tipo di lavoro, diciamo, niente, sono venuto qui a salutare, a fare gli auguri all'ASARP e a provare ad immaginare nuove cose e nuovi mondi. E niente, vi saluto e vi lascio ai prossimi interventi. Grazie.